stanno portando avanti. Di mettersi davanti al datore di lavoro e dire: dov'è la mia paga? Dove sono i miei soldi? Lavoro, salario, dignità! Ovunque si vada ora in un qualsiasi ristorante si faccia un controllo e la maggior parte dei lavoratori hanno il contratto magari di 4 ore il giorno e poi ne lavorano 8, 10, 12. Questo non è che lo diciamo noi, sono stati fatti anche proprio dei controlli a tappeto quest'estate da parte dell'Ispettorato del Lavoro Nazionale, dell'Inps, e veramente le statistiche sono assolutamente pesanti. E vanno alzati gli stipendi, vanno alzati i salari. E dunque, quello che portiamo nelle piazze, da questo sfruttamento si fanno un sacco di soldi. Ecco, le forze dei lavoratori, le forze di chi tutti i giorni fa fatica a arrivare a fine mese, senza casa. Gli ispettorati del lavoro negli ultimi anni hanno subito un taglio delle risorse talmente evidente che è chiaro che è difficile poi per gli ispettorati del lavoro, anche se volessero, fare dei controlli a tappeto e quindi far garantire. Io parlo per esempio per la mia provincia, nell'ispettorato del lavoro di Livorno sono rimasti 3 o 4 ispettori, e quindi è chiaro che la direzione che si è voluto dare è quella di fate un po' quello che volete. Di fatti i contratti d'apprendista. Nonostante la mia qualifica, sono un bagnino e è il sesto anno che lo faccio. E come ho detto prima nell'intervento, appunto, nel corso di questi anni ho avuto a che fare con situazioni di sfruttamento di diverso genere, diciamo, dalla paga che era bassa, dal giorno di riposo che non c'è mai stato, da fenomeni di demansionamento, che è comunque un bagnino che si ritrova a fare le siepi, a intonacare, a pulire cessi. Le condizioni generali, c'è persone che non hanno non gli viene concesso il giorno libero, persone a cui viene in qualche modo vengono coercite, che non possono essere retribuite quanto vorrebbero, quanto sarebbe di diritto, perché ti dicono questa la pago oppure te ne vai. Sono tutti i giorni a scontrarsi col lavoro nero. So che cosa vuol dire lavorare in delle condizioni che non sono giuste, e quindi sono qua a manifestare per rivendicare quelle condizioni che invece mancano. Bici, qualche bonus qua e là, ma non si d'accordo. Togliamolo, diritti e lo sfruttamento. Le ruoli del lusso e del divertimento. Dignità, lavoro, salario. Loro, le istituzioni territoriali, il governo. Come organizzazione giovanile riconosciamo che comunque quella del lavoro povero è una condizione che va a toccare tanti aspetti della nostra, appunto del nostro mondo del lavoro. Siamo la generazione nata e cresciuta all'interno di crisi di questo sistema e di questo modello che non è più sostenibile, non è più sostenibile per la vita umana, non è più sostenibile per l'ambiente, e che si rafforza proprio sulle crisi. Da una parte si parla a livello governativo di tutela del lavoro e via dicendo, dall'altra con tutta una serie di misure e di non misure di fatto si dà la possibilità in maniera massiccia a utilizzare appunto queste forme di lavoro atipico, ultra flessibile, in nero e grigio.